Un cordiale saluto ai nostri radioascoltatori, ben ritrovati con la nostra rubrica settimanale su Radio Colbe, Ponte Radio, ben ritrovata Manola. Ciao, ciao Roberto! Ciao, allora com'è andata la settimana? Noi il nostro appuntamento qui in radio è settimanale, settimane che passano molto velocemente alla fine. No? Non... E per adesso siamo ancora, come dire, gialli? E adesso siamo di colore giallo, ci sono delle regioni che sono già passate nel colore arancione, ad esempio. Queste zone diciamo rosse circoscritte e speriamo insomma di rimanere gialli, però... Infatti notizia proprio di oggi pomeriggio che ci sono delle zone rosse abbastanza allarmanti. Sì, sono delle chiusure mirate, sì. Quindi bisogna stare attenti ancora, dobbiamo pazientare, no? Perché purtroppo la strada ancora lunga, i vaccini non hanno quella velocità, abbiamo visto non che ancora. Ci avevano un po' promesso, no? Un po' illuso alla fine di dicembre, però dai, teniamo duro e speriamo bene, ci stiamo anche avvicinando alla bella stagione che ci porta anche a fare sport, a passare delle giornate all'aperto. Allora, per prepararci sì. A questi appuntamenti, anche se i veri atleti non hanno mai mollato neanche nelle stagioni più fredde. No, noi mai. Ci prepariamo con un libro che è scritto molto bene, è molto utile, certo. per l'approccio appunto alla corsa, e che si intitola Riflessi di corsa. E abbiamo già in collegamento telefonico in perché collegamento ormai siamo l'autore, super... L'autore che è un ragazzo di Rovigo e che, a cui sì? diamo il benvenuto. Ciao Riccardo Mares! Ciao ragazzi, ciao Roberto, ciao, ciao, ciao Riccardo! E Riccardo è qui con noi perché abbiamo trovato questo bel libro che si intitola appunto Riflessi di corsa, pensieri sparsi prima e dopo la corsa, di vita di corsa. E questo insomma già dice... qualcosina su Riccardo e sulla sua passione per la corsa appunto. Anche l'immagine di copertina è molto bella, suggestiva, eh? Eh sì, perché l'immagine di copertina te la chiediamo così, noi abbiamo ovviamente guardato, leggendo il libro e vedendo, insomma c'è scritto. È un'immagine, Riccardo, che da dove arriva? Arriva dai Colli Ugani. Ah, ecco. I nostri Colli Ugani qui vicini. Uno dei miei posti preferiti in una mattina abbastanza presto. Nata un po' per caso. Nata un po' per caso. Un autoscatto. Perché è nata un po' per caso, dall'altro insomma l'ha fatta ovviamente Riccardo ed è perché alla mattina presto? Perché Riccardo è, secondo me, un mito, fa quella cosa che si chiama corsa all'alba, infatti è un alba runner, che è temeraria secondo me la cosa, perché si sveglia delle sveglie prestissimo. Mamma mia. Ma ecco la prima domanda che abbiamo preparato per Riccardo Manola. Sì, infatti io volevo sapere, perché Riccardo è un po' che non lo vedo nonostante ci conosciamo da una vita, e quindi gli volevo chiedere come mai si è avvicinato alla corsa e che cosa rappresenta per te la corsa, infine insomma perché corri? Allora, la corsa è arrivata per caso. E dopo tanti anni di tanti sport, gli ultimi anni ero approdato al rugby. Rugby con la mitica squadra dei Vecci di Rovigo, sì, fantastico. Sempre con tanto, tanto affetto, specie in questo momento in cui purtroppo le attività sono ferme, certo. Che però più che Vecci e Old, rugby in campo comunque si batteva duro, e quindi durante la partita mi sono fatto male alla spalla. Non era più il caso di correre, la tavola però la forchetta sono sempre una tentazione, a un certo punto superati di qualche tacca i 90 kg mi sono guardato e ho detto qua è il caso che faccia qualcosa. E quindi ho infilato un paio di scarpacce prese in supermercato che avevo in casa e ho detto vabbè, vado a provare a fare una corsetta e dopo preso il vizio. Fantastico. Dopo qualche mese, senza aver la minima idea di ciò che stavo facendo, mi sono iscritto a una mezza maratona a Padova. Così, d'amble. Sì, ma non avevo mica idea di cose da non fare a casa, come si dice per il wrestling. Dragon Traidis Tom. Poi è andata, insomma. Lo diciamo per tutti quelli a casa, mi raccomando, non fate come Riccardo, perché poi diventa un vizio, no?
Non è proprio il modo ortodosso, diciamo, non è quello che ti insegnano quelli bravi. Non è quello che poi racconti tu sul libro, tra l'altro. Ecco, e no, Riccardo, come mai appunto è nata anche l'idea poi di scrivere un libro sulla corsa? Allora, a me piace molto scrivere e mi piace molto condividere. Se si riesce a condividere un qualcosa di passione che può far bene alla gente e che può aiutare anche tanta gente, perché ho avuto tanti amici che la corsa ha avuto un effetto curativo non solo fisico ma soprattutto mentale, secondo me è una cosa che poteva essere utile, visto che tanti mi chiedevano. È un'esperienza nata grazie alla collaborazione con il magazine online che si chiama Endu, su cui scrivevo già da qualche periodo, e tra una domanda e l'altra e un articolo e l'altro ho detto: perché non raccogliamo un po' queste idee, le mettiamo bene e le tagliamo un po' dal web e le mettiamo come libro? Quindi ho ripreso, riscritto, rivisto diverse cose che avevo scritto, dato un ordine che avesse un senso e ho provato a condividerlo tramite un'autopubblicazione su Amazon. Però sembra che alla gente piaccia, insomma. Ecco, Avendo un bel ti chiedo così a bruciapelo, sta avendo un buon riscontro il tuo libro? Oh, considerando che è solo su Amazon e che di pubblicità ad ampio raggio non ne sto facendo, direi di sì. Molto bene, e sarà il prossimo best seller. Anche perché ti dirò, Riccardo, portiamo una certa fortuna in quel di Ponte Radio per i libri, vero Roberto? Sì, sì, allora, vero. Allora che vengo ogni settimana. E allora vieni, no? Perché ci raccontava, abbiamo avuto ospite tempo fa Matteo Toso, che ci raccontava appunto che... Il grande Matteo. Esatto, il suo libro, ancora a settembre, pensa, lui è stato l'ultimo ospite in presenza, sì, esatto. Perché poi è successo insomma il patatrack. E quindi lui ci raccontava che sta avendo un buon successo e quindi porta fortuna, secondo me, Ponte Radio, sai, vedi, Roberto? Vedi. Quindi Matteo, salutatemelo, perché lui è veramente 20 anni, ma tornerà, perché Roberto lo rinvitiamo. Come ovviamente tornerà anche tu live, perché ci piace la radio in presenza. Magari facciamo una cosa insieme, li invitiamo, facciamo tutti insieme, così facciamo un armarcord con Matteo. No, ma è bello, la radio è bella perché è condivisione, è stare insieme, insomma, è questo che ci piace. Però insomma cerchiamo di farla lo stesso, anche se a telefono. Esatto, sì. Certo. Un sacco di capitoli scrivi, belli, leggeri, brevi, si capisce, è un bel modo di scrivere, Riccardo, e parli di tante cose e di cose che sembrano ovvie, in realtà secondo non a tutti secondo me è ovvio, e parli ad esempio di sport e sacrificio, che non è proprio, cioè è un bellissimo pensiero, e dici anche sport e sacrificio, pretendere da noi stessi ma nel contempo sapersi ascoltare nel corpo e nel respiro. Parli di consapevolezza, parli di effetti benefici della corsa, soprattutto di effetti mentali. Il runner, così leggendo, sembra quasi un essere leggendario, quasi mistico. Quando è che la corsa riesce a generare tutto questo? Allora, bisogna dare il tempo alla corsa di entrare, e bisogna anche avere la capacità di limitarla a quello che si vuole che rappresenti nella propria vita. Ho diversi amici runner professionisti o semi professionisti che spesso vivono la corsa anche come un fattore di stress, perché magari il loro lavoro o perché hanno allenamenti incessanti, magari non sempre hai voglia di allenarti. C'è poi una dimensione intermedia, che è quella del buon amatore, che va da chi corre così per stare in forma a chi corre perché comunque si crea degli obiettivi ma non è in affanno, e secondo me è la dimensione in cui la corsa ti può aiutare di più. Come scrivevo nel libro, ci sono anche degli effetti dimostrati fisici e chimici per cui la corsa ha effetti benefici, quindi c'è la produzione di sostanze per cui la dopamina e l'ossitocina in vari momenti della corsa, che effettivamente ti portano a avere in corpo sostanze stupefacenti che ci creiamo da soli. Naturale. Quindi anche l'effetto di bloccarsi dal correre dopo tante corse o essere abituati a fare diversi chilometri a settimana può avere un periodo di sconquasso, come si dice
sì. Noi polesani, che crea problemi, cioè, una specie... non dico depressione, ma crea forme di fastidio. È una quindi crisi di astinenza. C'è. Sì, Roby ti dice, è una crisi di astinenza praticamente. No, è proprio, è dimostrabile che è una crisi di astinenza da endorfine. Sì. È chiaro che se uno fa 10 km ogni tanto senza sudare, non funziona. Fatti 40, 50, 60 km a settimana con regolarità, comunque sì, ti aiuta in vari modi, insomma. E per quello che io e Roberto non sentiamo ancora gli effetti stupefacenti, no, perché siamo ancora lontani, siamo ancora sotto i 10 km. Ma di tanto. Vabbè, ma ci impegneremo di più. Carello dice che per avere effetto bisogna che si sudi. Sì. No, non sudiamo. Un po' sì, dai, insomma, non è che torniamo a casa. Ma se guarda che se si allena Riccardo, siamo rovinati, sudiamo parecchio poi. È meglio, no, una via di mezzo. Riccardo, volevo dire, tu ti definisci un bibabbo, cioè sei papà di due bambini e sei anche un alba runner, no? Perché come diceva prima Manola, ti alzi addirittura alle 4 di mattina per andare a correre. Come riesci a conciliare, ecco, la famiglia e lo sport? E come coinvolgi anche i tuoi figli in quello che fai? Allora, bisogna trovare un po' di equilibrio con bimbi, moglie, tempi e quant'altro. E quindi Alba Runner oggi è quasi un'esigenza, nel senso che trovi una dimensione per cui ci stai bene. Mari d'inverno un po' meno, con l'estate è fantastico. Diventa un'esigenza per i tanti padri lavoratori di famiglia che non hanno fisicamente tempo di andare a correre e che magari finiscono tardi di lavorare e non se la sentono di mettere le quattro frecce e andarsi a allenare, ma preferiscono andare in casa. Quindi l'Alba Runner è una dimensione di accoglienza, anche di esigenze di tempo. È chiaro che devi fare dei sacrifici, per cui magari sai che se fai serata, quando si facevano le serate, adesso serata, ma no, divano adesso magari a Netflix, giusto? Sai che se fai serata poi il mattino dopo non ti alleni, o ti allenerai male, quindi... o è meglio che non vai a allenarti perché rischi di farti male. Quindi sì, bisogna fare dei sacrifici, cerchi di andare a letto prestino, e quindi devi un po' regolare le varie cose. Però se non è un affanno e rimane nella sfera della passione e del piacere, è una cosa che si fa volentieri. I figli, fortunatamente, il primo ha iniziato sport da piccolissimo, sì, innamorato del rugby, oggi ha fatto una parentesi nel calcio, domani vedremo, però fortunatamente continua a allenarsi. La piccola aveva iniziato con ginnastica artistica, purtroppo è stato tutto chiuso, certo, e quindi vediamo come rinquadrarla, però insomma anche mia moglie ha sempre fatto sport, quindi la passione dello sport cerchiamo di fargliela respirare più che fargliela imporre, e sembra che insomma l'amore per lo sport ci sia. Bello. Ma infatti proprio questa cosa dei bambini, che tu hai un paio di capitoli dedicati ai bimbi, allo sport, all'agonismo, allo sport dei bimbi e alla loro motivazione, e dici delle cose molto belle che sono importantissime, il fatto che comunque lo sport, non esiste sport senza agonismo, che sembra una cosa inimmaginabile, ma nel senso è normale che sia così, e che comunque parli di sport che nasce come una riduzione regolamentata della battaglia, come per placare la fame di guerra e limitare i danni. Ora, la mia domanda è, lo sport deve essere divertimento, perché è bello che lo sia così, soprattutto per i bambini, e che è necessario, come dici tu, trasferire questa importanza del cadere e poi del rialzarsi. Com'è che un papà riesce a trasferire questi concetti ai suoi bambini? Fare trasferire al papà secondo me è difficile. Quello che secondo me è il ruolo dei genitori è di provare a fare amare lo sport ai bimbi, facendogli vedere delle partite, portandolo allo stadio, facendogli vivere i valori dello sport, e magari, meglio ancora, se è possibile per i genitori, far vedere che i genitori fa sport. Quindi cercare di dimostrare i valori dello sport, la sofferenza quando le cose vanno male, e la gioia quando magari
hai fatto la prima maratona oppure hai battuto un personale, quindi cercare di fargli respirare queste emozioni. Poi penso che il ruolo del genitore nello sport debba essere quello di aspettatore, di spettatore, scusate. Quindi deve mettersi da parte, lo sport, soprattutto sport di squadra, c'è la squadra, ci sono gli allenatori e c'è una dimensione in cui è la vita del bambino, non la vita del genitore. Quindi le frustrazioni di chi nello sport mai non è mai riuscito e vuole fare eccellere il figlio, piuttosto che genitori che vogliono diventare allenatori ma non sono nel contesto, i bambini devono vivere lo sport nella loro dimensione, nella loro avventura, e devono capire dove riescono a eccellere e dove sono scarsi. Ma il fatto di considerare i bambini tutti uguali non è vero, nel senso che loro lo sanno benissimo che non è così. Quindi il coprirli con siete tutti bravi, belli, uguali, non è così. C'è chi eccelle in qualcosa, c'è chi eccelle in altro, c'è chi deve trovare la propria dimensione. Quindi non tutti sono fatti per fare rugby, così come non tutti sono fatti per mettersi in vasca nell'oblio a farsi 2 ore di avanti e indietro su 25 metri. Cioè, c'è una dimensione un po' per tutti. Se si riesce a far fare sport con bambini, secondo me è molto utile per loro, perché è una scuola di vita. Poi bisogna avere la fortuna di trovare le società, gli allenatori in grado di educare questi bambini allo sport. Sì. Non sempre è facile. Però dai, a Rovigo diciamo che siamo abbastanza fortunati, secondo me. Cioè, fortunati nel senso che abbiamo dei bravi allenatori? Abbiamo allenatori, abbiamo anche diverse strutture, abbiamo abbastanza offerta sportiva. Parlavo con dei ragazzi di altri paesi che non hanno strutture, non hanno allenatori, non ci sono le squadre, c'è solo il campo da calcio. Insomma, non siamo nati tutti per fare calcio, insomma. Certo. È importante questa frase, ecco, che hai detto, mi piace molto, il rispetto dei ruoli, no? Che deve esserci da parte dei genitori nel confronto dell'allenatore. Quando noi andiamo dal medico, ci affidiamo ad un medico, no? Perché abbiamo una malattia da curare. E lo stesso deve essere con l'allenatore, con l'insegnante, perché loro hanno il loro ruolo e sono esperti in quelli che fanno. Quindi noi dobbiamo affidare i nostri figli a loro. Non so se è questo il concetto, Riccardo. No, il concetto è questo. Una volta appurato che puoi fidarti della persona, della società, è giusto che i bambini vivano quella dimensione, come vivono la scuola, come vivono altre dimensioni. Certo. La loro vita, noi dobbiamo essere lì pronti a sostenere, a guidare, però insomma devono imparare, sì, a fare le scelte, a prenderselo nei denti, come succede, a rialzarsi e a gioire e a rispettare gli altri. Quindi sono tutte cose che lo sport è in grado di insegnare e che poi nella vita li usi come armi, come strumenti di vita. Ecco, Riccardo, nel capitolo che tu intitoli La corsa degli eroi, chiedi ai tuoi lettori se hanno un eroe. Però noi adesso giriamo la domanda e vogliamo sapere chi è, se c'è un tuo eroe. Domanda difficilissima. Io ho diversi eroi. Cerco di trovare un po' un eroe in ognuno di noi. Secondo me gli eroi sono quelli che nelle difficoltà riescono sempre a trovare un sorriso e un motivo per andare avanti. Quelli secondo me sono i veri eroi. Ce ne sono tanti, molti parlano di Zanardi, che adesso speriamo ritorni ad essere un eroe e non diventi un mito, ma si parla, yeah. Io ho degli amici che hanno fatto dei brutti incidenti e oggi si sono trovati senza poter più camminare, ma continuano a essere forti e a guardare avanti. Ci sono secondo me tanti eroi da cui dobbiamo prendere ispirazione. Poi ci sono i magici eroi che fanno gare impossibili, che fanno risultati eccezionali. Io ho avuto la fortuna di conoscere un eroe italiano che è Stefano Baldini, che ha vinto l'oro alla maratona di Atene. Certo. È una persona tranquillissima, disponibilissima e umilissima. Ci sono anche quegli eroi lì. A me piace vedere anche gli eroi, quelli che riescono a ritagliarsi nella normalità degli atti eccezionali.
Bene, bello, sì, ecco, no, non occorre andare lontano, tante volte li abbiamo proprio nella porta, la porta accanto alla nostra. E infatti abbiamo tra l'altro nella porta accanto alla nostra i famosi mitici colli Eugani Sì. che io adoro, Riccardo ovviamente ne è innamorato. Ma io e Roberto insomma li conosciamo abbastanza bene. Io mi do e poi tra l'altro li hai messi nella copertina ovviamente del tuo libro, meravigliosa, è una foto scattata da Arco Petrarca. Pensa il 22 febbraio, ci siamo quasi, del 2019. Sì. Ma io mi domandavo perché ci siamo tutti trovati costretti a stare in casa in questo anno un po' particolare e come tutti ho sofferto io, ma penso abbia sofferto anche chi come te, Riccardo, ha uno sport come la corsa che aiuta molto a togliere lo stress. Com'è stato per un alba runner come te questo anno pandemico e come hai trovato alternative per allenarti? Nel lockdown ho avuto la fortuna di entrare nel giro del mio zona residenziale nei limiti imposti da Zaia. Quindi ho fatto il criceto su un anello che però era di 700 metri. Quindi alla fine mi è andata molto meglio di tanti altri che ho visto fare cose assurde per riuscirsi a allenare. Su e giù Quindi per le scale. alternavo i giri attorno a casa, che insomma era un giro anche abbastanza ampio, Sì. con un po' di rulli in garage, che Ah. però non faccio fatica. Sì, è Diciamo che mi piace l'aria aperta. E Sì. quindi ho cercato di ritagliarmi quella dimensione lì, stando però attenti alle regole, per rispetto insomma di chi di Covid ci sta soffrendo o ci soffriva. Vero, verissimo. Bene, Riccardo, intanto ti chiedo dove possiamo trovare il tuo libro. Mi pare di aver capito che è su Amazon, quindi basta cercare il titolo, Riflessi di corsa. Esatto, beh, si cerca riflessi di corsa, è su Amazon, cartaceo oppure anche per chi vuole in formato ebook. E poi se puoi dirci due parole su Endomag, è una rivista online da quello che ho capito, e anche se ci dai l'indirizzo. Certo, basta cercare Endo Channel o Endomag su Google, Sì. è una rivista online, io ho la fortuna di scrivere lì da qualche anno, e si parla di corsa, si parla di triathlon, si parla di biciclette, si testano prodotti, insomma c'è un bel po' di gente che scrive tra consigli più o meno tecnici e mi sono ritagliato la mia dimensione dove cerco di affrontare il mondo della corsa. Non entrando nelle specificità dell'allenamento, perché non ne ho neanche le competenze, Sì. però cercando di provare a condividere un po' quello che è il mondo della corsa, Dal punto di non vista vorrei dire filosofico, però emozionale, la via di diciamo. mezzo, ecco, emozionale, diciamo emozionale. Dall'emozione che provi. Ecco, hai intanto un altro libro in vista, così ti invitiamo di nuovo, Riccardo, e dove possiamo seguirti, magari sui social. Guarda, per adesso libri no, probabilmente qualche libro lavorativo passa per la testa, ma per adesso no. Sui social basta che cercate Merlinox come il mago con la X Ah, e mi trovate. perfetto. Bene, no, noi ti ringraziamo e ricordiamo ancora il titolo del tuo libro, Riflessi di corsa, Riccardo Mares, e appunto su Amazon lo trovate. Grazie Riccardo! Grazie mille a voi, stupendi, Grazie, grazie. grazie, Un grazie. bacione, buona serata! Speriamo di averti in studio. Ciao! Ciao, ciao Riccardo. Andiamo tutti a iscriverci a correre adesso, subito, subito, subito con Riccardo, Sì, Roby. ci ha fatto venire voglia, ci ha invogliato a cimentarci, no? È molto motivante, è un Nella motivatore Riccardo, corsa, secondo quindi. me, perché è un bel modo di scrivere. Sì. A metà ero quasi convinta di rimettermi le scarpettine e correre. Magari col libro in mano, così unisci l'utile al dilettevole. Molto bello. E intanto noi facciamo una pausa Sì. musicale e Ma poi ci qualcosa facciamo, la ritroviamo pausa ancora musicale, però qui. la facciamo con una canzone particolare. Eh sì, e dopo diremo perché. Diremo perché, esatto.
Rieccoci qua. Allora Manola, questa canzone Mi fido di te è sempre molto bella da ascoltare e ce l'ha proposta proprio Riccardo. E l'abbiamo scelta per questo motivo e lui, come abbiamo spiegato nella prima parte della nostra puntata, magari lì invito i nostri radioascoltatori che si sono persi o la replica oppure andarla a recuperare sul canale YouTube, certo, del sottoscritto, che ogni settimana fa questo lavoro, insomma, di caricamento, di upload, e così poi sul si canale, diffonde in rete anche le nostre parole si diffondono e rimane, magari e rimane. Uno, non so, dalla Germania oppure dal Brasile si ascolta Ponte Radio, perché no? Perché no? Alcuni miei amici che si perdono le puntate le recuperano con la puntata YouTube, ecco, e lì dopo metteremo anche il link alla sua rivista per la quale scrive. Seconda parte della puntata, Manola, che noi dedichiamo agli eventi, certo, settimanali. Ovviamente non c'è il mondo di eventi, no, perché no, il mondo no. visto come siamo messi in questo periodo di pandemia protratta a lunga distanza. I colori gialli rafforzati, arancio esatto, scuro, arancio giallo, insomma una serie di cose. I nostri arcobaleni settimanali. Sì, che continueranno per un altro po', a quanto pare. Sì, sì. E quindi insomma è passato praticamente un anno e proprio lunedì 22 il Teatro Sociale di Rovigo ha aderito ad un'iniziativa nazionale che si chiama Facciamo Luce sul Teatro, e quindi tutti i teatri hanno acceso fisicamente le loro luci, hanno aperto le porte perché i lavoratori dello spettacolo sono fermi da un anno. Sì. Proprio il 22 di febbraio dell'anno scorso sono state le ultimissime, l'ultima serata, poi è stato chiuso tutto, e con una iniziativa assolutamente pacifica e assolutamente gentile a modo come hanno dimostrato in questi sì, ultimi periodi, hanno manifestato la loro difficoltà in questo anno, e chiedendo insomma che comunque i teatri vengano riaperti, che ci sia, che comunque viene ribadito il fatto che nei teatri c'è comunque sicurezza, che si chiede comunque anche per loro un po' di aiuto, non soltanto ovviamente economico, perché il teatro deve riaprire, perché la cultura è necessario che si riavvii al più presto. Abbiamo visto una manifestazione anche a Padova, certo, nei giorni scorsi, proprio hanno portato gli attori, diciamo, e anche quelli che stanno, gli operatori del teatro, certo, i loro bauli, no, dove vengono messi e riposti i vestiti del teatro, gli strumenti in piazza. Tanti, certo, purtroppo hanno anche dovuto cambiare professione, ecco, professionisti, certo, che si dedicano a questa attività in questo anno appunto di mancanza delle risorse. Poi sentivo che i ristori ci sono, ma per quelli che stanno negli uffici dei, sì, teatri, certo, non proprio per le compagnie teatrali, per gli attori, quindi è un momento di difficoltà. Sì. Poi io personalmente, insomma, sulla riapertura, ecco, andrei un po' cauto. Ma forse con delle modalità che riescano a garantire la sicurezza, l'unica cosa è sperare che arrivino questi vaccini e che poi tutti si possa riprendere la nostra vita con la massima tranquillità. Di sicuro ci sarà un'estate ricchissima di eventi, perché all'aperto, come l'anno scorso, immagino che tutto si svilupperà. Tantissimi sono stati, magari durante l'estate il virus molla la presa, quindi gli spettacoli all'aperto si potranno fare. Certo. A proposito di teatri, avvicinandoci alla mostra che inizierà a Palazzo Roncale dal 13 marzo, dal titolo Quando Gigli, Pavarotti e la Callas, i teatri storici del Polesine, è uscito un comunicato stampa molto curioso, perché stanno cercando delle persone che nel 1972, il 6 aprile precisamente, erano ad assistere allo spettacolo niente meno che dei Genesis, wow, ad Adria. Wow. E quando praticamente erano degli sconosciuti, però sembra che loro erano andati ad Adria per sostituire, pensa un po', il mago Zurli. Che, cioè, dovrebbe, tu mi vuoi essere, dire che i Genesis erano ad Adria? Erano ad Adria assieme ad un altro gruppo, però si sono esibiti in quella serata. E questa è sempre stata una leggenda metropolitana nel limbo dei discorsi da bar, sì, diciamo, perché
non si hanno appunto documentazioni ufficiali, non c'erano fotografi, cioè, nessuno ha fotografato, almeno si suppone. Però potrebbe esserci qualcuno magari che ha fatto delle foto per conto proprio, oppure magari si è anche registrato una parte del concerto, sì, e che le tiene in casa queste foto, per cui hanno messo a disposizione un numero WhatsApp che è il 351 9356 194, oppure, sì, anche un indirizzo mail info@arcadia-medioarte.com, perché appunto se qualcuno ha una registrazione, una foto della serata che possa documentarlo, lo può presentare e poi verrà inserita proprio nella mostra a Palazzo Roncale. E come fanno loro a dire ma non è una è solo una leggenda metropolitana? Sì. Perché intanto c'è la testimonianza di Roberto Zola, che era chitarrista della band biellese, che ha suonato, anche quella sera lì, e che addirittura ricorda che Phil Collins gli chiese di accompagnarlo a comprare un paio di scarpe di ginnastica al mercato di Adria. Ecco. E poi c'è la registrazione nell'albergo Stella d'Italia, dove hanno alloggiato. E ci sono proprio nel registro i loro nomi. Quindi c'è una traccia, qualcosa è passato. Mancherebbe appunto qualcosa di più concreto. Loro dopo hanno fatto delle altre tappe, raggiungendo niente meno che il Piper di Roma e il Mediterraneo di Napoli. Però prima sono passati ad Adria. Quindi, per Adria. Se qualcuno ha delle testimonianze, insomma, siamo curiosi anche noi di vederle. Sarebbe molto bello, certo. Vedi l'importanza delle fotografie a scopo documentale ancora una volta, no? Però tante vanno perdute, purtroppo. Adesso con la massima sarebbe facilissimo trovare, uno direbbe, no, che insomma, se ci fosse un concerto di una band, ormai i telefoni, con i telefoni che abbiamo, però non è detto, secondo me. Non è detto. Provo a vedere, non so, a distanza adesso, 1972, quindi, sono quasi 50 anni, no, 49 anni, voglio vedere se qualcuno... Tra 49 anni avrà ancora nel telefono la foto di un evento. Avremo almeno cambiato 10 telefoni, di più 15 telefoni. Sì, credo di sì. Forse qualche memoria interna. E poi, sempre in ambito culturale, volevo dare un'altra notizia, che ha riaperto la prestigiosa Villa Badoer di Fratta Polesine al pubblico dopo il lockdown e dopo anche dei lavori per la messa in sicurezza. Quindi si può visitare la villa su prenotazione dal lunedì al venerdì con gruppi di almeno 10 persone, con o senza visita, e appunto si può prenotare telefonando ad Acqua, che è la cooperativa che gestisce Villa Badoer, al numero 366 324 0619, oppure scrivendo all'indirizzo info@villabadoer.it. Bene. È sempre bella la Palladiana da visitare. Splendida, no? Sempre splendida. Dopo aver dato i numeri, praticamente, sì, ne abbiamo dati diversi. Non di testa, ma così letti. Non ho altro, ecco, da dirvi come appuntamenti. No, ricordiamo la mostra ovviamente di Chagall al Palazzo Roverella. La mostra di Chagall a Roverella, poi ci sarebbe anche quella a Padova, anche sì, continua. San Gaetano, quella di Van Gogh. San Gaetano su Van Gogh. Poi però ricordiamo solo che quella di Chagall a Roverella terminerà a metà marzo, sì, mentre quella di Van Gogh sarà aperta un po' di più, terminerà a metà aprile. Quindi magari prima quella di facciamo prima quella di Chagall, Rovarella, che è molto Chagall, bella, e poi si fa in tempo andare a vedere l'altra. Certo. Poi ho visto che ci sono in città dei cartelloni sulla mostra invece di Ligabue a Ferrara, che è a Palazzo Diamanti, che però noi non possiamo andarla a vedere, ma mi pare che arrivi fino ad ottobre, ma forse l'hanno quindi prorogata, tutto va bene, cerco di controllare, prorogata di parecchio, guarderò meglio i cartelloni, magari mi fermerò in mezzo alla strada a fare una foto per giusto tenerla, no, casomai 50 anni tra 50 anni 49 anni siamo ancora qui, Roby, a condurre a Ponte Radio. Esatto. Va bene, niente, detto questo, ricordiamo la nostra mail radiocolberovigo@yahoo.it e diamo appuntamento ai nostri radioascoltatori alla prossima settimana con Ponte Radio. Da Roberto Giannese, da Manola Borgato, un cordiale saluto e una risentirci. Ciao! Ciao.